quindi ho avuto sempre l'opportunità di lavorare in mezzo ai bambini fino adesso, cioè, quindi sono stato sempre a contatto diretto con loro. Mai c'è stato un momento in cui, non so, ho dovuto fare qualcosa di diverso, c'è sempre questo contatto diretto con loro, con i bambini, con gli educatori, con i formatori, gli insegnanti, cioè sempre nella breccia. Questo da una parte è una grande fatica, però dall'altra, diciamo, mi ha dato proprio la sensazione di essere un fratello. Allora, la cosa che io vorrei lasciare, semplicemente, non dico la parola grossa, tipo la santità, eccetera, insomma, queste sono cose che si vedono dopo, però il fatto di essere stato un fratello vero, attivo, diciamo, che si è sforzato nel modo migliore, perché pure io, insomma, non sono perfetto, cioè, ho i miei errori, le mie debolezze, come tutti, però, insomma, di stare sempre in mezzo a loro, di portare loro il messaggio che ci ha lasciato il nostro fondatore Gian Maria, cioè di portare Gesù in mezzo ai bambini, però Gesù in mezzo ai bambini nel gioco, nello studio, in mille forme di creatività, nelle montagne, insomma, nei boschi, da tutte le parti, ecco. Il nostro fondatore dice che dobbiamo essere come, diciamo, dei bambini che si lasciano abbracciare e portare, insomma, dalle braccia di Dio, no? Quando a me me l'ha chiesto di andare in missione, io non è che ci ho pensato, dicevo, che supplicato, e i superiori hanno detto che, insomma, hanno ceduto quella volta, cioè, infatti il superiore originale ha detto che è la prima volta che cedeva a una richiesta del genere, forse perché vedeva che qui in Italia c'era anche bisogno di un missionario qua, in una certa attività. Fin quando il Signore mi dà la salute, diciamo, sicuramente sarò in mezzo ai bambini, almeno quello che mi chiederanno i superiori. Poi, quando non sarà più il caso, ho un sacco di sogni nel cassetto comunque. Scrivere, l'altra cosa che mi piacerebbe molto è fare, scrivere proprio dei libri, di manuali per la scuola elementare, però, insomma, come tutta l'esperienza mi hanno un po' insegnato. Magari raccogliere tutto il materiale che ho per compilare qualcosa di più sostanzioso, insomma, ordinato. Il mio maestro. È bello al mattino, quando lascio mamma e papà, sapere che tu mi aspetti già qua. Pochi capelli, occhiali grandi e dentro un cuore che non conosce inganni. Ti vorrei vicino in questo mio viaggio, perché accanto a te non mi manca il coraggio. Racconti le cose in modo giocondo e ci prepari uomini che andranno nel mondo. Ci insegni a pregare come fai tu, che è il modo più bello che piace a Gesù. Sei amico di tutti e ti stimo per questo. Per me sei un amico, un padre, un maestro.